Ciao ragazzi, dopo un mese di assenza per motivi scolastici, praticamente, sono tornato e questa volta faccio un vlog, diciamo un po' identico a quello dell'anno scorso perché andiamo a sciare. Come potete vedere ci sono questi bei borsoni, non si prende la valigia perché mio babbo, avendo cambiato la macchina da poco, la sua macchina adesso è un pochino più piccola e quindi c'entrano i borsoni. Poi, dato che deve caricare due paia di sci, ovvero i miei e i suoi, e ovviamente non entra. E adesso arrivano anche le Hey Bridget, diavolesse. ma papà è arrivato. Il No, papà babbo non è è, se arrivato. il babbo è sempre in ritardo, vero? Tuo papà è in Eccola casa, mi l'altra. Ci sa. Arrivederci. vediamo dopo. Ci siamo fermati a mangiare l'autogrill. Abbiamo sbagliato strada. Stiamo andando verso Modena, dovremmo andare più verso Padova e poi Trento e poi Bolzano. Comunque niente, ho preso queste Pringles perché non mandava di prendere il panino. Si sta annuvolando, nel senso da noi faceva più caldo, adesso tira più vento. Non so se mi sentite. Te che hai preso? Cos'è? Risotto e maionese, ma non c'è scritto Alessandra uguale? niente. Sì. Sì. Babà, preso il tonno. Tonno, sì. Ed ecco la Pepsi che mi aspetta. Ale, magari così mi dica vale qua davanti. Davanti, Qua davanti, davanti. davanti. No, vicino, qua È davanti. lei! Siamo arrivati dopo quasi 6 ore. Ce l'abbiamo fatta. Ci sono 12 gradi, tipo si partiva da 21. Quindi già 21 a Trento, figuratevi voi qui, a 12 gradi, quasi la metà praticamente. Comunque, il tempo è un po' nuvolosetto, però non fa tanto freddo alla fine. E siamo nel Dolomiti Super Ski. E ovviamente queste diavolesse devono comprarsi gli sci. Qui c'era l'hotel in cui ci si andava tutti gli anni, ora l'hanno buttato giù, c'è rimasto solamente una pozzanghera, che penso fosse la piscina. Cioè, Questo penso era il garage. l'hanno praticamente raso al suolo, estirpato. Mio babbo ci veniva qui da 15 anni. Babbo, sto piangendo, Ecco, appartamento numero 1. Piano terra, quindi non abbiamo una bella vista, però chi se ne frega. dopo me. Entrando, attaccapanni, il bagno bellissimo. Eccomi qua. Bellissimo, addirittura la luce blu, no, troppo bello. Tutti i dettagli bianchi e azzurri. Lì c'è la luce. Un altro specchio. Un quadro. Bellissimo, tra l'altro. Le renne fatte tipo intreccio. Qui c'è una camera matrimoniale arredata benissimo, cioè tutto studiato nei minimi particolari. Queste pale fatte con i rami, sembra. Questo è addirittura un armadio che sembra un muro di legno e qui c'è una finestra. Ovviamente è una stanza molto più grande rispetto a quella che avevamo nell'hotel, perché prima era solamente in due, cioè camere 2 a 2. Qui c'è anche la cucina, però comunque abbiamo la mensa. Ecco, adesso che chiama mamma Valentina, qui c'è il divano, la televisione, un alce argentato, toh, e la scritta Love. Chissà che roba, cosa servirebbe, vabbè, solamente per arredare. E qui c'è un tavolino. Molto bello. E qui che c'è? Ah, qui c'è Ci anche. No, la vostra camera è più accampa bella, soli. oddio. Per questo voglio Addirittura venire qui. Cosa posso fare? questo. Come si chiama? Guarda, fuori, è tutto dietro. Proprio di È un legno. armadio questo. E un armadio. Non vedere com'è? Sì. Vabbè, questo è molto più femminile, infatti ci saranno loro due, le diavolesse. Fallo! Perché E qui fallo? non c'è una vista un granché, ve l'ho detto perché siamo nel piano terra, però comunque va bene, ci accontentiamo, cioè siamo abbastanza soddisfatti. Questa è la mensa. Un salamino di cielo, È
bellino, accogliente. Abbiamo scoperto che ha anche il certificato d'eccellenza su TripAdvisor. E piglia una coperta, guardate che addosso, piatto strano, ma troppo piglia bello. Una coperta, mettetela addosso, se freddo. È un posto accoglientissimo. Dopo io... Ha il certificato d'eccellenza su TripAdvisor, quindi no, meglio di così. Nulla. Domani. No, siamo arrivati verso le 5. Questa è la mia tenuta da sci. Un maglione verde che in realtà era di mia mamma, però mi sta. I pantaloni gialli. Ora ci mettiamo gli scarponi e andiamo all'impianto. Stiamo salendo. Ecco i miei sci, giallo fosforescente. Quanto ci mettono? Ale, su, forza! È da 2 anni che non ci ritornano loro queste diavolesse. Vai, andiamo, andiamo! Andiamo, baby! Partiamo subito col botto, tenteremo di fare la pista nera. E vai! Piculin! Piculin numero 45. Piculin. Non so se ve l'ho inquadrato bene. Pregate per me. E anche per Alessandra che non ha mai fatto una pista nera, non ha mai voluto. Ok, partiamo. Una parola, aiuto. Quanto è ripido laggiù in fondo. Come fai a prendere anche il nero, il cartellino nero qui? Sì, un attimo, devo fare la foto, ci vediamo dopo. Ragazzi, ho appena fatto metà, guardate che muro. Ovviamente io scio sempre malissimo quando faccio le nere, faccio delle curve così, così piano, perché insomma, da quando ho fatto quell'incidente di cui ve ne parlavo nel video della mia esperienza all'ospedale, vado sempre molto piano quando si tratta di piste veloci, piste ripide. Ok. Gli altri si sono fermati, non so per quale motivo. Speriamo siano interi ancora. No, non ci posso credere. Bene, siamo nel rimpianto di risalita, nella funivia. Vi faccio vedere un po' di panorama, se ci riesco. Ora il vetro è tutto sporco, tutto rigato. Abbiamo fatto la pista nera. È il primo muro. Ce l'abbiamo fatta. Guarda lì. Anche te, Alessandra. Guarda, che è ripido. Come ti senti? Hai fatto la tua prima pista nera. È stato battutissimo. Very happy. Guarda chi va, Ale. Ecco il muro che sarà fatto. Bene, abbiamo fatto una pista Markner, si chiama. La Markner. Markner, rossa, piena di mucchi. Papposa. Mi ho durato fatica. Anche io. Sì. Quindi se ne fa un'altra e poi si va a mangiare. Ma Alessandra gli fanno male i piedi e quindi ci aspetta al self-service. Questa funivia è bellissima, anche la wifi. Al crown. Anche la wifi funziona alla grande. È veloce. Sì. Ora, scusate se qui ho il nero, ma... Come è la mascherina che ha la gommina dentro e perde. Non so per quale motivo. Guardate che disastro, come si è conciata. Avevo tutta la fronte nera. Era orribile. Ci vediamo. Eccoci qua, siamo a pranzo. Vi faccio vedere che abbiamo preso. Io sono andato dal reparto cucina asiatica e ho preso questi tagliolini con il pollo e tutte le verdure, che il sugo è buonissimo. Prendo sempre questo da 2 anni a questa parte. La mousse al cioccolato con un lampone. Vale ha preso una pizza che è più grande del suo stomaco e la patatine. Alessandra un tristissimo piatto di pasta. Tristissimo. Sì, perché è triste. Io sono semplice, ok? E il babbo questo bellissimo dessert con un bis di primi. Tortellini e che pasta è? Tortellini alla panna e puttanesca. Puttanesca e la Coca-Cola, ma io ho preso solamente la... Questo e creme caramella. Creme caramella, era creme caramella, bene. E io niente, acqua frizzata. Bentornati,
Siamo tornati all'hotel verso le 5 e fino alle 6 e mezzo siamo stati alla spa, che è davvero rilassante. C'è il bagno turco, c'è la sauna, c'è insomma quella stanza in cui c'è quel vapore caldo all'eucalipto, i materassi ad acqua per poterci rilassare dopo la sauna. Insomma, è un bellissimo posto. Eravamo solamente noi, quindi magari domani vi faccio un piccolo sguardo. Ora non entro ovviamente nel bagno turco con il cellulare perché si fonderebbe ovviamente. Comunque, mi sono fatto la doccia e sono le 7:20, fra un po' si va a mangiare. Sto ripassando un pochino i quaderni di appunti di matematica perché ad aprile c'ho l'esame, la faccio nella sessione straordinaria di aprile e quindi speriamo bene. Ci vediamo dopo. Ok, secondo giorno e ci siamo alzati tardi, alle 8:30 invece che a un quarto alle 8. Sì. Vabbè, si era un pochino di meno a questo punto. Quindi niente, vi farò sapere. Ci vediamo dopo. Siamo sulla seggiovia. Adesso il telefono mi cade, molto bene. Oddio, babbo! Babbo attento, anche lui vuole fare le foto, ma non ha molto equilibrio. Qui c'è troppa Te la bene. manda il babbo e te la manda È troppa Francesca. luce. Alla fine siamo arrivati Ma fatta la in foto, maniera Ciccio. normale. Sì, l'ho fatta la foto, Ma babbo, anche la su. foto, basta, allora. Sì. Proviamo. E nulla, siamo venuti qui in macchina, non abbiamo aspettato il pullman come ieri perché l'abbiamo aspettato per mezz'ora, quindi siamo arrivati anche prima di ieri, quindi nonostante ci siamo alzati tardi, ci abbiamo fatta a venire qui a un'ora decente. Non sono neanche le 10, No, lo tengo. Stacca. non sono nemmeno le 10 e la neve è dura, cioè non è papposa, è l'incontrario di papposa, è proprio dura, tutta velata dal gatto delle nevi, quindi So che ho deve preso. ancora ammorbidirsi. Siamo in cima al monte. Lì c'è un campanile. Là è dove si mangia, dove c'è il self-service. Si vedono tutte le montagne. Non ci vedo nulla, chi è questa? Ah, Valentina! Non mi hai schizzato per niente! Babbo, oddio! Ale! Zoomiamo un pochino. Metti a fuoco, bene. Schizzami! Pista Ried, lunghezza 7 km. Rispondere quanto veloce ci vuole perché poi ci sono dei percorsi piatti e se non vogliamo racchettare troppo e affaticarci troppo bisogna prendere velocità. Come ora! Vai, sto filmando! Abbiamo finito di fare il percorso piatto e ho preso talmente tanta velocità che non ho neanche racchettato nemmeno una volta, sono stato bravissimo! Sì, certo, ovviamente ho sbagliato dei movimenti e stavo per cadere. Come sempre, faccio sempre dei movimenti sbagliati. Eccoci il bivio. Nera o blu? Babbo, veloce, non ho poca memoria. Vai, vai. Io rimango qui intanto. Facciamo la nera, vai. Tanto è molto corta, la Ried è tutta rossa, però c'è l'ultimo muretto che è nero. E poi si divide nella pista blu. Vabbè, non mi sembra così tanto. È corta alla fine, quindi è difficile ma corta. Pista Valdaura, tutta rossa più o meno. Proviamo a fare una ripresa, evitando danni, perché insomma siamo soliti a farlo. Bentornati, abbiamo fatto la pista Valdaura, non è andata bene. Nel tentativo di schizzare a entrambe le mie sorelle sono caduto di pancia, ma tranquillo, non è successo nulla, c'erano dei mucchi di neve così grossi che hanno attutito la caduta. E il mio babbo ha deciso di umiliarmi facendomi un video. Infatti lo stanno guardando proprio ora e se la stanno schiantando. No, perché poi nel momento in cui Babbo,
Nel momento in cui dovevano togliermi gli sci, io ho fatto uno scivolone di mezzo chilometro. Perché era ripida, era rossa. Quindi, ok, ho imparato la lezione. Come mai schizzare alle tue sorelle? No, mai schizzare a entrambe. Quando schizzavo solamente a una mi riusciva perfettamente. Bene, ora si risale, si fa altre due piste e poi si mangia, come ieri alla fine. Squalino. Qui c'è il pediluvio. Vai, pediluvio. Che è acqua fredda. E insaporata. Qui c'è un'altra per fare la doccia. Poi qui c'è una sauna che fa questa. Bagno a vapore. Bagno turco. Poi vedi com'è qui. Lì c'è la sauna con i sassi caldi dentro, che sono quelli là, non so se li vedi. Ah, qui no. Poi, andando più avanti. Qua c'è il bagno con qui i baffi di eucalipto. Ecco, quelle cose dell'eucalipto. Ha messo in mazzetta. Senti, e poi qui c'è le docce terapeutiche. Con i secchi dell'acqua gelata dentro. E qui ci sono due materassi ad acqua. Che sono questi due? Uno e no, due. Questi qua. Qui c'è pure il tè. Bisogna farci anche il tè. C'è pure il tè qui. Queste sono fatte ad acqua. E poi qui c'è tutto il rilassamento con delle sedie. Ecco qua. Dopo una gustosa cena, giochiamo a carte. Che bello. Vediamo un po' chi vincerà. Dopo una gustosa cena... Salud! Ecco. Salud. Giochiamo a carte e la Pepsi non può mancare, ovviamente. Ma che ve lo dico a fare? Chissà se vinci. Ultimo giorno, il tempo è nuvolosetto. Speriamo bene. Lo sono sempre indietro. Sì, è proprio tutto bianco. Però comunque non fa freddo. Sicuramente non nevicherà. Sei gradi. Ieri erano tipo 7 o 8, mi pare. Non me lo ricordo, appena siamo iniziati. No, erano comunque di più. Era alle 9:24. Siamo sì. Arrivati. Alle 4:30 del pomeriggio segnavano 24 gradi. 24. Siamo in vetta, è spuntato il sole. Siamo a più di 2200 metri. Si vedono proprio le nuvole. Rieccoci qua nell'hotel. Sì, mi vedete la faccia bianca perché mi sono messo la crema per le screpolature. Perché mi vengono ogni volta. E niente, dopo l'ultima ripresa abbiamo fatto le solite piste di ieri, abbiamo mangiato un po' prima e ora sono le 3:20 e ci stiamo preparando per tornare a casa perché sono quasi 5 ore di macchina. Quindi grazie per avermi seguito e come sempre ci vediamo nel prossimo video. Ciao!